Sì, io tratterò questa sera, sia pure naturalmente in modo piuttosto sommario, i temi del neo-aristotelismo nel campo della filosofia pratica di lingua tedesca, sfiorando anche alcuni aspetti di quella che piuttosto in ambiente anglosassone si chiama political philosophy e che per certi aspetti può essere avvicinata alla riabilitazione o rinascita della filosofia pratica in Germania. Farò tutto questo naturalmente dal punto di vista dell'antichista, avendo presente i discorsi che abbiamo fatto su Aristotele e anzi richiamandone sommariamente alcuni punti che potranno anche servirci come in qualche modo conclusione dell'insieme di queste conversazioni. Una prima domanda che ci si può porre intorno a questo fenomeno culturalmente complesso del ritorno della filosofia pratica in Germania e del suo versante di filosofia politica nel mondo anglosassone. Una prima domanda che ci si può porre verte sulle ragioni, sui motivi che spiegano questa ripresa di interesse e di proposte, di dibattito su temi che a lungo nella cultura contemporanea erano stati in qualche misura accantonati. Accantonati, per non dire addirittura, come cercherò di dire immediatamente, censurati o proibiti. C'è un problema di discussione intorno ai valori della condotta, intorno ai valori che possono regolare le dinamiche di interazione sociale, la cui esprimibilità stessa, la cui pensabilità stessa, erano state in fondo messe in discussione da posizioni filosofiche nei diversi ambienti dominanti. In primo luogo, per quanto riguarda l'ambiente tedesco, dalla sociologia weberiana, che aveva in qualche modo ritenuta non scientificamente possibile la discussione sui valori. Ma soprattutto, direi, per quanto riguarda l'ambiente tedesco, dalla tradizione dialettica hegeliana e naturalmente anche marxiana, nella quale non c'era propriamente spazio per un'etica nel senso di filosofia pratica, di discussione sui valori e sui fini dei comportamenti, sull'ambito del dover essere, per intenderci, tanto meno per quanto concerne la sfera dei rapporti politici. La tradizione dialettica, perlomeno nel modo dominante della sua recezione, e questo vale sia per l'hegelismo sia per il marxismo, sembrava rendere dominante il campo della fattualità storica, delle sue leggi di sviluppo, delle sue dinamiche rispetto al campo dei valori etici, individuali o comunque non coincidenti con le leggi generali della storia. Abbiamo visto nella pagina della Fenomenologia dello Spirito, che leggevamo credo ieri, la forte contrapposizione hegeliana fra un pomposo discorrere sui valori, sulle virtù, e invece l'ineluttabile corso del mondo che di questo pomposo discorrere
veniva facilmente e definitivamente a capo. Se tradizione dialettica da un lato e teoria di un sapere privo di valore, privo di valori o comunque non condizionato dai valori, come è matura nell'ambiente weberiano, hanno rappresentato di fatto un elemento di censura rispetto alla discussione etica in campo tedesco, nella cultura anglosassone agli analoghi divieti sociologici si aggiungeva lo stile peculiare di una filosofia morale, una grande filosofia morale come quella di Moore, Hare, di tipo analitico, la quale tuttavia verteva soprattutto sui significati dei linguaggi morali d'uso piuttosto che sull'accertamento dei valori proponibili o da proporsi nel comportamento etico-politico. Direi che il logoramento delle certezze dialettiche, il venir meno della convinzione di un corso del mondo in cui dialetticamente si invera il piano dei valori senza che esso possa mai essere contrapposto al corso stesso della storia del mondo, direi che questo logoramento ha riaperto, insieme con elementi di crisi o di insoddisfazione nei riguardi sia della sociologia weberiana che della filosofia analitica, ha riaperto lo spazio, l'interesse per un ritorno alla riflessione sui valori, quindi per un ritorno alla filosofia pratica, che qui significa la filosofia dell'interazione sociale nei suoi aspetti etico-politici. È possibile, in altri termini, discutere sui fini, discutere razionalmente sui fini delle condotte, discutere sulle norme proponibili e eventualmente condivisibili. È possibile una persuasione razionale intorno ai fini e alle norme che non comporti o la violenza del ricorso immediato all'apparato dello Stato, alle forme del dominio, o l'altra violenza del ricorso alle leggi ineluttabili della dialettica e del corso del mondo? Questo è l'interrogativo su cui la maggior parte dei pensatori che si richiamano alla corrente, alle correnti di cui stiamo parlando, da cui muovono. Alludo, per quanto riguarda in particolare il filone neo-aristotelico in Germania, a pensatori come Gadamer, il suo allievo Bubner, come Ritter, come Bean, che è prevalentemente uno storico dell'aristotelismo, come, per un altro aspetto, lo distinguerò subito, Riedel, Forrat, come Höffe, come Hannah Arendt, della quale tuttavia non parlerò perché costituisce un caso molto particolare, in mio avviso, che non rientra nel campo del discorso che vorrei fare questa sera, e alludo per il versante anglosassone soprattutto a Leo Strauss, ma anche a McIntyre, sul quale tornerò verso la fine di questa conversazione. Dicevo, l'interrogativo: è possibile riproporre una considerazione razionale, un confronto razionale sui fini e le norme, senza ricorso né alla violenza del potere né a quella della teoria? Una prima domanda ci possiamo porre a questo proposito. Perché, per rispondere a questo interrogativo, non ricorrere a quel dominio di pensiero che probabilmente viene più immediatamente in mente, e cioè a quel pensiero etico predialettico e al tempo stesso moderno che è costituito da Kant e dalla sua filosofia della ragione pratica. Kant
non è in alcun modo coinvolto né conforme di dialettica del corso della storia, né conforme tantomeno di sociologismo, quali quelle a cui accennavo, e al tempo stesso appartiene al mondo moderno, cioè è molto più vicino a noi di quanto non lo sia Aristotele, cui invece molti dei pensatori di cui ci stiamo occupando preferiscono ricorrere. C'è un richiamo a Kant da parte di alcuni di questi pensatori importanti come Riedel e Vollrath, che pensano che per la ricostruzione di una filosofia pratica sia appunto necessario, come sembrerebbe ovvio in generale, prendere le mosse appunto da Kant, ma c'è invece nella maggior parte degli altri pensatori un rifiuto esplicito o implicito di questo passaggio attraverso il mondo pratico kantiano. A questa domanda, perché Aristotele e non Kant, c'è una prima risposta che io trovo suggestiva, parzialmente persuasiva, anche se certamente troppo semplificatoria. Questa risposta consisterebbe nel vedere nell'alternativa fra Kant e Aristotele un riflesso di un conflitto perenne e segreto, ma non poi tanto segreto, che divide la cultura tedesca tra mondo protestante e mondo cattolico. Una geografia accademica tedesca non avrebbe difficoltà a collocare i sostenitori del ritorno al kantismo nelle aree di dominanza culturale protestante e i neo-aristotelici nelle aree e nelle zone a dominanza cattolica. Su questo non c'è affatto da meravigliarsi, giacché per la tradizione culturale cattolica, attraverso la scolastica, Aristotele ha sempre rappresentato nelle varie epoche un punto di riferimento autorevole e immediato sul quale tornare nei vari momenti di riflessione. Tanto quanto Kant più recentemente lo ha rappresentato per la tradizione culturale protestante. Ma questa spiegazione, che a mio avviso è intuitivamente sostenibile, è probabilmente anche insufficiente. C'è qualche cosa di più. C'è quella privatizzazione kantiana dell'etica, quell'individualismo morale centrale in Kant, che isola il problema etico dal contesto dell'interazione sociale e lo ancora piuttosto alla interiorità di una coscienza che ha semmai il suo interlocutore più diretto in una dimensione religiosa. In altri termini, l'etica kantiana può essere letta, e in parte legittimamente, come un'etica fortemente implicata in un rapporto fra coscienza e doverosità di matrice religiosa, piuttosto che col mondo dell'interazione sociale. Un'etica deontologica e non teleologica, secondo la distinzione che tracciavamo nei giorni scorsi. Un'etica che quindi può apparire meno interessante, meno suggestiva di quella aristotelica, la quale presenta un duplice simultaneo vantaggio: di essere un'etica, come abbiamo visto, tutta laicizzata, tutta mondana, senza alcun bisogno di riferimento a funzioni di coscienza, d'anima o tantomeno a funzioni religiose trascendenti, da un lato, e strettamente vincolata alla dimensione politica dall'altro, tanto che, come si è detto, la stessa etica nicomachea è definita da Aristotele un trattato politico, methodos politikè. Dunque un'etica mondana, un'etica laica e al tempo stesso un'etica connessa strettamente alla problematica delle dinamiche di interazione sociale, dei valori e delle norme che queste dinamiche comportano o richiedono. Questo spiega, anche al di là, in ambito tedesco, della contrapposizione protestanti-cattolici, il fascino che su molti dei pensatori di questo orizzonte l'aristotelismo esercita. Se questo è il quadro,
vorrei tentare di, richiamando anche in parte quello che si è detto nei giorni scorsi, individuare alcuni punti sui quali può essere saggiata, diciamo, la plausibilità di una riabilitazione di Aristotele nell'ambito della riabilitazione della filosofia pratica, o in altri termini di un diretto riferimento all'aristotelismo per la ricostruzione di quella discussione sui valori e sulle norme di cui parlavo. Si tratta in questo caso di non tanto di criticare Aristotele, ma eventualmente di comprendere alcuni momenti centrali dell'etica aristotelica per vedere quali effetti esse possono produrre nella ripresa in ambito di filosofia pratica e quali problemi possono risolvere o eventualmente invece complicare. Vorrei prima di tutto scagionare l'aristotelismo da un'accusa che viene adesso rivolta dagli avversari dei neo-aristotelici, come ad esempio Riddel. L'accusa che viene rivolta ad Aristotele, da questi pensatori considerato pertanto non utilizzabile in campo moderno, è la presunta dipendenza dell'etica dalla metafisica. Si sostiene cioè che Aristotele non sarebbe recuperabile a meno di non voler accettare anche i presupposti del suo pensiero metafisico, che sono evidentemente oggi non più recuperabili. Tuttavia credo che noi abbiamo visto ampiamente in questi giorni come l'etica aristotelica sia di fatto un'etica autonoma dalla metafisica, come sia perfettamente pensabile nel campo della Nicomachea un discorso sulle virtù etiche, cioè sui valori propri delle dinamiche di interazione sociale, che non fanno riferimento di sorta alla struttura metafisica del mondo e tantomeno al suo ordine o alla sua gerarchia teologica. Non ho bisogno di insistere su questo punto, perché l'indipendenza dell'etica dalla teoria di ordine teologico è un presupposto epistemologico fondamentale in Aristotele, e d'altra parte abbiamo visto che la teologia di Aristotele, il Dio di Aristotele, non ha alcun particolare tipo di prescrizione etica da chiedere o da imporre ai comportamenti umani, e c'è dunque una larga o totale indipendenza della sfera etica dalla sfera teologico-metafisica. Semmai queste due sfere entrano in contatto, come si diceva ieri, soltanto in questo punto delicato e problematico che è il rapporto fra vita filosofica, forma di vita contemplativa e divinità. Tuttavia questo rapporto è certamente marginale rispetto al piano complessivo dell'etica aristotelica, ed esso non viene normalmente preso in considerazione dagli studiosi interessati alla filosofia pratica. È considerato come un Sonderfall, un caso speciale che non ha una diretta importanza in questo senso. Dunque non direi che uno dei motivi per una eventuale ripulsa dell'aristotelismo in questo contesto vada ravvisato nella dipendenza dell'etica dalla metafisica, che è assai debole, per non dire largamente trascurabile. C'è un altro campo di problemi di cui non vorrei discutere, tuttavia, che però ha impegnato sia Hannah Arendt da un lato, sia Riddel dall'altro, che sono i problemi che hanno a che fare con la forma di vita poietica o produttiva, che poi tradotto in linguaggio moderno diventa il grosso e dolente problema del lavoro. Il problema del lavoro ha naturalmente un'immediata valenza hegeliana, perché il lavoro significa trasformazione del mondo e poi tanto più a maggior ragione marxiana. E si può far carico ad Aristotele di avere completamente trascurato o svalorizzato la funzione sociale, morale e conoscitiva del lavoro. Sì, tanto varrebbe far carico ad Aristotele di essere un greco,
di appartenere a un mondo che è un mondo premoderno, di appartenere a una società di un tipo radicalmente diverso dal nostro. Non è questo, credo, un punto interessante, concettualmente interessante per il discorso sul significato dell'etica aristotelica. Noi possiamo benissimo, potremmo benissimo immaginare un recupero dell'etica aristotelica con l'aggiunta, se proprio ci teniamo, di una valorizzazione del lavoro. Oppure, se fossimo più audaci e provocatori, con un ribadimento della svalorizzazione del lavoro, riproponendo la parola d'ordine liberateci o liberiamoci dal lavoro. Tutto questo però mi sembra, nonostante che abbia avuto un ruolo importante nella discussione, di fatto un momento concettualmente marginale, che ha inevitabilmente a che fare con le differenze di epoche, neppure il più accanito neo-aristotelico dei nostri tempi. Potrei citarne uno, per esempio Ude, che ha un'ascendenza, una memoria nicciana, ma insomma, salvo casi estremi, nessuno pensa che riabilitare Aristotele voglia dire, per esempio, proclamare un ritorno alla schiavitù, che per Aristotele era, come sappiamo, un dato di fatto naturale. Tutto questo è, mi pare, abbastanza irrilevante. I problemi concettuali invece si pongono ad altri livelli. Il primo su cui vorrei richiamare l'attenzione questa sera è il seguente. Se è vero che l'etica di Aristotele non è un'etica derivata dalla metafisica, che quindi si può benissimo discutere di etica aristotelica senza dover far propri i vincoli metafisici, a mio avviso è anche vero, contrariamente a quanto ha sostenuto Höffe, che l'etica aristotelica è radicalmente non trascendentale. Höffe ha tentato un interessante compromesso, proprio ponendosi come ponte fra quei due versanti di cui ho accennato, fra kantismo e aristotelismo. In un'ottica più o meno specificamente kantiana, Höffe ha pensato tuttavia che anche l'etica aristotelica poteva essere letta in un orizzonte di tipo trascendentale, vedendo in particolare nella felicità, nell'eudaimonia, il valore trascendentale rispetto alla praxis. Questa via credo che sia una via ingannevole e da non seguire, giacché, come abbiamo visto, in Aristotele l'idea di felicità è derivata in modo analitico dall'orizzonte dato e costituito dei rapporti sociali e delle forme di vita, come risultante di un'analisi delle catene di scelte che ognuno di noi compie nel suo comportamento dato, e non mai come un valore trascendentale che sia condizionale oppure ulteriore rispetto al campo dei comportamenti dati. Abbiamo visto che felicità è in Aristotele termine analogico che rappresenta la soddisfazione inerente al compimento teleologico di ogni singolo processo in cui sia coinvolta una scelta compiuta virtuosamente. Non si tratta dunque di un orizzonte di tipo trascendentale né di una condizione di pensabilità trascendentale dei comportamenti, ma piuttosto di un sistema di finalità e un modo d'essere accompagnato all'acquisizione di queste finalità, che può essere derivato in modo analitico dai processi in atto, effettivamente esperiti. D'altra parte, il principio aristotelico, l'asserzione aristotelica secondo cui il principio è il fatto, arché to oti, di cui abbiamo parlato nella nostra prima lezione, è diametralmente opposto a un qualsiasi atteggiamento di tipo trascendentale. Si tratta di analizzare il fatto, la struttura dell'esistente nelle sue componenti, e non di ricorrere a un sistema di condizioni o di orizzonti che questi processi rendono possibili. Avvicinandoci ulteriormente alla fruibilità dell'etica aristotelica
in questo contesto, vorrei richiamarmi a un punto che a me pare è centrale, di cui qualche volta abbiamo anche accennato nei giorni scorsi. L'etica aristotelica lascia singolarmente al di fuori dello spazio di discussione razionale, del campo delle sue analisi e dei meccanismi di scelta, lascia significativamente al di fuori di tutto ciò il problema della posizione dei fini dell'azione. La struttura dell'azione, secondo Aristotele, è di questo tipo. C'è una sfera della volizione che è legata in generale alla sfera degli impulsi e delle tendenze, sappiamo che si chiama orexis, alla quale spetta la posizione dei fini. Nessuno può discutere, e qui in un certo senso c'è quasi un eco che sarebbe un eco pre-weberiana, nessuno può in realtà razionalmente discutere dei fini. Quello di cui si può razionalmente discutere è della scelta dei mezzi in ordine ai fini. La phronesis, la razionalità pratica di cui parla Aristotele, è sempre e soltanto discussione razionale o ragionevole dei fini atti a conseguire, dei mezzi atti a conseguire i fini che ci si è proposti. I fini appartengono invece a, dicevo, a una sfera non razionale del comportamento, la sfera della volizione. Naturalmente noi possiamo, dice Aristotele, volere qualsiasi cosa. È volere che cambi il senso del moto degli astri, volere che muoia il re di Persia, volere che accadano anche cose al di fuori della nostra capacità effettiva di decisione, di effettuazione. La scelta ragionevole selezionerà nell'ambito dei fini che ci si possono proporre quelli che dipendono da noi e studierà i mezzi per conseguirli. Questo è lo specifico ambito della razionalità pratica aristotelica. Da che cosa dipende invece che i fini che ci poniamo siano buoni o cattivi? Non dalla discussione ragionevole, non da questo ambito di confronto sui valori a cui si richiama la filosofia pratica, ma piuttosto a un condizionamento, a quella conformazione educativa del desiderio su cui ci siamo lungamente intrattenuti. Spetta cioè a un'opera di condizionamento del desiderio che accade all'inizio all'interno della famiglia e poi nei processi sociali e poi ad opera della legge e poi ad opera di quella norma vivente che è il cittadino spudaios, far sì che noi interiorizziamo una forma di scelta dei fini che ci porterà verso i fini buoni, virtuosi, e non verso i fini cattivi. Ma propriamente dei fini non si discute. Il buono, colui che è educato secondo questa sequenza in modo socialmente accettabile, si porrà delle finalità buone, il cattivo finalità cattive. Ciò su cui si può discutere non è tanto questo quanto sui mezzi che ci conducono ai fini. Naturalmente c'è qui un effetto che a mio avviso spiega da un lato la forza e dall'altro la debolezza dell'etica aristotelica. L'effetto per cui un'etica fortemente legata a un ambiente antropologico e sociale dato, quale è quello delle forme di interazione sociale della polis greca del IV secolo, possa apparire un'etica buona per molte altre stagioni. Perché questo radicamento storico si presenta in Aristotele non nella figura di un radicamento storico, ma è immediatamente destoricizzato e trasposto nella figura di una condizione naturale dell'uomo in quanto tale.
Questa coesione di determinazione storica e di condizione naturale ha determinato nel mondo antico la debolezza dell'etica aristotelica, che in effetti è stata largamente sostituita, rimpiazzata da forme di etica più forte, come quella epicurea e stoica. Di fatto l'etica aristotelica nel mondo antico è stata prevalentemente un'etica di professori della scuola, un'etica di intellettuali scolastici, non un'etica che avesse un appello sociale diffuso, perché appariva come appunto radicata in una determinata condizione culturale e sociale. Ma la sua trasmissione nella tradizione culturale sotto le forme della naturalità ha in seguito, e certamente a partire dal Medioevo, cancellato la determinatezza storica per far prevalere la naturalità del contesto in cui il discorso etico aristotelico veniva prodotto. Perché quando si parla di adeguamento o conformazione dei fini, della posizione dei fini alla norma sociale, è molto facile pensare che questo adeguamento dei fini sia un adeguamento alla condizione dell'umanità in quanto tale e non all'adeguamento alla condizione di un particolare momento della storia sociale, a un particolare tipo d'uomo. Ora, questo radicamento in una situazione storica che è al tempo stesso una situazione quasi naturale può venire, come del resto abbiamo già visto, condiviso ed approvato da chi si mette in una posizione più o meno radicalmente hegeliana. Bubner, per esempio, un allievo di Gadamer, parla di un richiamo di Aristotele a una eticità originaria autofondata nella tradizione del popolo greco, una razionalità etica immanente alla praxis socialmente accettabile, che costituisce, ad avviso di Bubner, qualcosa di comunque radicalmente più accettabile e più valido di quanto non sia la posizione di una sfera di dover essere trascendente o estranea rispetto alla tradizione forte così fondata. I ritorni all'hegelismo e quindi a un Aristotele approvato per una sua condizione, diciamo, pre-hegeliana, lasciano cadere tuttavia rispetto ad Hegel il coraggio e il rischio della dialettica. Recuperano il valore di una fondazione dell'etica nella tradizione, nella eticità radicata nei costumi di un popolo, senza tuttavia poi vedere dialetticamente, alla maniera di Hegel, come il corso del mondo supera, toglie, procede in modo ulteriore. Questo atteggiamento è dunque un hegelismo amputato del suo movimento dialettico e contribuisce a far scambiare il mondo di cui parla Aristotele con la condizione umana nei suoi dati primari, originari e al tempo stesso inalterabili. E questo non è del tutto o facilmente condivisibile. Aristotele pensa, l'abbiamo visto, innanzitutto a una situazione dell'io come pacificato con se stesso. Parlavamo del fatto che secondo Aristotele l'io è sì diviso, ma questa è la condizione, la premessa per l'amicizia dell'io con se stesso. Non so quanto nella cultura contemporanea sia condivisibile
questa visione di un io pacificato e amico a sé. Fa parte ancora dell'orizzonte di Aristotele l'idea di un universo di cittadini uguali fra di loro, homoioi, isonomoi, dotati cioè di uguali leggi e di ugual parte nella partecipazione alla vita sociale, come soggetti omogenei di discussione razionale e ragionevole. Non so quanto possiamo condividere l'idea di una società come così omogenea, pacificata, esente da conflitto. Non so quanto possiamo ancora pensare a una sequenza armonica di conformazione ai valori prodotta dal padre, dalla legge, dal cittadino esemplare, che ci conduce per mano a condizionare la posizione dei figli. Che l'io fosse pacificato, che la città fosse composta di cittadini uguali, omogenei, con un'ugual parte nei diritti, è probabilmente falso per il nostro mondo, ma è altrettanto probabilmente falso, sia pure in modi molto diversi, per il mondo di cui parlava Aristotele. Aristotele non riflette la eticità immediata dei greci quando produce l'immagine di un io e di una città così pacificamente e omogeneamente articolati. Riflette ciò che i greci, o comunque i grandi intellettuali greci, alcuni di essi, da Solone e da Aristotele stesso, speravano che la città e l'io potesse diventare, concependo la città come l'esito naturale dello sviluppo della specie umana e non essendo d'altra parte per nulla intenzionati a porre il compimento di questo sviluppo in un tempo del futuro alla maniera cristiana, in un tempo agostiniano del futuro o del destino, leggevano la città dei loro desideri come già implicita, già presente, già radicata nella città data, non vedendone o preferendone non vedere spesso la conflittualità, o perlomeno preferendo vedere come la normalità l'aspetto pacificato e come una provvisoria, temporanea ed eliminabile patologia l'aspetto conflittuale. Se questo scambio fra un mondo desiderato e un mondo dato, se questa parallela necessità di riconoscere il mondo desiderato nel mondo dato, perché il profetismo non è di questo aspetto della cultura greca, non è certamente né soloniano né aristotelico, se questa necessità quindi di appiattire i piani del tempo in una realtà data comporta un effetto di distorsione già nel pensiero, in un pensiero come quello aristotelico, esso è sicuramente frutto di classicismo quando Hegel parla della bella eticità dei greci, o ancor di più nell'immagine che Leo Strauss o la stessa Hannah Arendt forniscono della polis greca come il momento dell'interazione sociale libera, dell'interazione sociale omogenea, dei valori comunicativi che poi passano per certi aspetti nello stesso Habermas, sia pure con una serie di cautele. Riproporre attraverso tutta questa serie di mediazioni l'atteggiamento che fu già dei greci, la sequenza dei classicismi, il pensiero della polis e il pensiero di un'etica radicata nella eticità, nell'ethos pubblico della polis, come modello o come punto di partenza per la riflessione pratica contemporanea, può avere in effetti dei risultati che Habermas stesso, Schedelbach per quanto riguarda l'ambiente tedesco o Miles Barnett per quanto riguarda quello anglosassone hanno definito come conservatori. La filosofia pratica e soprattutto il suo versante aristotelico sarebbe dunque una forma di neoconservatorismo, certo un neoconservatorismo liberale e moderato basato sulla libertà e l'autonomia
della persona sulla ragionevolezza del confronto sui valori. D'altra parte, ci siamo chiesti all'inizio di questa conversazione perché Aristotele e non Kant. Ci dovremmo chiedere a questo punto anche perché Aristotele e non Platone. Ebbene, Platone porta nella cultura filosofica contemporanea un fardello pesante. L'accusa, e prima ancora dell'accusa, l'effettiva utilizzazione in senso totalitario, accaduta nella cultura tedesca primariamente, ma non solo, anche in quella anglosassone, in senso fascista e nazista. Hildebrandt ha dato un Platone nazista e Popper, nella sua polemica contro le interpretazioni totalitarie di Platone, ha prodotto un'immagine totalitaria di Platone. Il Platone che pensa a una società chiusa, dominata da un sistema di valori i cui stessi cittadini non possono comprendere, ma la cui comprensione e amministrazione è delegata a un gruppo di specialisti del sapere e del potere, cioè i filosofi, tutto questo è quanto di più alieno si possa immaginare in un orizzonte liberal-democratico. Platone è dunque fortemente sospetto di totalitarismo da un lato e per un altro lato di trascendentismo teologico, il richiamo non tanto a una divinità che in Platone non è spesso nominata, quanto comunque a forme di trascendenza, le trascendenze delle idee rispetto alla realtà, del bene rispetto alle stesse idee, sembrano appunto non concedere a Platone quel carattere mondano e laico che l'etica aristotelica invece presenta in grado eminente. Meno viene apprezzato, e potrebbe esserlo, un altro aspetto del pensiero platonico. Quella costante tensione che è propria del platonismo a deprivare di valore l'esistente, a rinviare il valore in forme ulteriori rispetto all'esistente. Il bene è sempre ulteriore, è ulteriore anche non soltanto rispetto alla polis data, ma è per principio ulteriore anche rispetto alla polis che i filosofi potrebbero costruire. Dunque, ogni momento dell'esistente, per questa ulteriorità e distanza del bene, è deprivato in parte maggiore o minore di valore. Dunque ogni momento dell'esistente è criticabile, deve essere criticato, modificabile, deve essere modificato in ragione di questo orizzonte tanto finale quanto irraggiungibile, che è quello del bene. Questo aspetto del platonismo, questo aspetto che non è totalitario, che è piuttosto critico, che è piuttosto distruttivo, utopistico al tempo stesso, è molto significativamente non compreso o ridotto al silenzio dai neoaristotelici legati alla filosofia pratica. In questo senso è estremamente significativo un saggio di Gadamer del 1978 sull'idea del bene fra Platone ed Aristotele. Io non ricostruisco qui il saggio, che è complesso e presenta una serie di problemi esegetici per i quali dovremmo ricorrere ai testi. Ma quello che colpisce in questo saggio è il rifiuto che Gadamer mantiene rispetto alla possibilità di prendere sul serio l'utopia platonica della Repubblica. Gadamer pensa che il progetto della Repubblica non possa essere attribuito seriamente a Platone, che esso abbia in Platone soltanto una funzione di paradosso rispetto a una situazione data, ma che non si possa pensare che Platone abbia immaginato questo che Gadamer definisce hegelianamente stato sulle nuvole. Di conseguenza Gadamer preferisce pensare a un Platone che abbia espresso in forme mitiche e allegoriche
ciò che si troverà detto in forme concettuali nell'Etica Nicomachea di Aristotele. Il bene platonico sarebbe una figura derivata da una enfasi poetica che, tradotto in termini concettuali, sarebbe poi il bene come analogia del fine che noi abbiamo trovato nell'Etica Nicomachea. C'è in Gadamer questa preoccupazione di ridurre Platone ad Aristotele, perché Aristotele è congruo, o perlomeno una certa lettura di Aristotele è congrua con Hegel, e perché in questo modo, e soltanto in questo modo, si ricostruisce la continuità di quella tradizione che è il retroterra necessario della filosofia ermeneutica. La filosofia ermeneutica, a mio avviso, in Gadamer è fortemente legata a presupposti hegeliani. Questi presupposti hegeliani sono riconoscibili in Aristotele, ma non nel Platone della trascendenza del bene, dell'ulteriorità del valore rispetto al fatto e all'esistente. Ma poiché la tradizione deve essere la grande tradizione, quella che Gadamer chiama la tradizione della filosofia del Logos, deve essere unitaria, e questa è un'esigenza non soltanto gadameriana ma anche, per esempio, heideggeriana, allora in qualche modo Platone deve essere riavvicinato ad Aristotele, negandone l'aspetto utopico, l'aspetto critico, l'aspetto appunto critico-utopico di cui parlavo. Il confronto razionale sui fini possa e debba certamente confrontarsi sul terreno dell'etica aristotelica, ma a condizione di non cadere in una forma di hegelismo necessariamente conservatore perché privata di dialettica, non possa fermarsi a una pura riproposizione delle tesi aristoteliche come norme e regole dell'interazione sociale. Credo che sia più importante andare verso una rifondazione non naturalistica, non fondata su un ethos pubblico o su una tradizione che finiscono per confondersi con la condizione naturale dell'uomo, a una rifondazione dunque non naturalistica del pensiero sui fini, del confronto sui valori, come non esauriti, se volete platonicamente, nella situazione dell'esistente. Qui mi trovo per certi aspetti più vicino alle posizioni apparentemente bizzarre e paradossali di McIntyre, che conclude il suo ottimo libro intitolato After Virtue, che passa anche attraverso una rivisitazione critica dell'aristotelismo, con un capitolo di cui vorrei qui ricordare il titolo. L'ultimo capitolo del libro di McIntyre è intitolato Trotsky e San Benedetto. Bizzarro e paradossale accostamento. Cosa vogliono dire questi due nomi? Trotsky vuol dire il richiamo a un orizzonte socialista non burocratizzato, non totalitario e non burocratizzato. Sia ben chiaro che io non ho la minima idea se sia legittimo attribuire al personaggio storico Trotsky un simile ideale, ma secondo McIntyre Trotsky rappresenta l'idea di un socialismo non staliniano, diciamo, quindi di un orizzonte di valori, di socialità non tradotti nelle forme statali e burocratiche. San Benedetto significa, secondo McIntyre, la resistenza alla barbarie. C'è una barbarie dei barbari che premono sui confini degli imperi, ma c'è soprattutto nel nostro mondo, dice McIntyre, una barbarie degli imperi stessi. San Benedetto significa allora la costruzione all'interno della barbarie universale di isole di resistenza, di comunità in cui l'ideale di una ricostruzione etica, l'ideale, tra virgolette, trotskista, ma possiamo altrettanto bene dire platonico, o come voi volete, di una ricostruzione etica, di una riproposizione dei valori sociali
non inquinati dalla barbarie e d'altra parte non vincolati a una situazione socialmente chiusa come quella aristotelica, possa continuare ad essere praticata. Se il Trotsky, tra virgolette, è l'orizzonte, il metodo di San Benedetto, le isole di resistenza, gli esperimenti di forme di rapporti sociali non barbarizzati dalla burocrazia, dal sistema di potere degli imperi, dalle forme del capitalismo avanzato, è, secondo McIntyre, il metodo. Io devo dire che ho trovato sempre molto bizzarra questa idea di una situazione benedettina. Ma riflettendo a questa, per esempio, riunione, o a ciò che accade in questo palazzo Serra di Cassano, in fondo l'idea di isole di resistenza rispetto alla barbarie non mi sembra così più bizzarra quanto questo può accadere leggendo McIntyre in un treno o in uno studio universitario normale. Credo quindi che un orizzonte socialista in un'isola di resistenza benedettina come quella che qui l'Istituto ci offre possa essere ancora rivisitato vantaggiosamente. Grazie. Bene. Ringrazio il professor Veggetti, mi pare che abbia ampiamente mantenuto la sua promessa di, come dire, di riportare i temi dell'etica aristotelica e l'impostazione stessa dell'etica in Aristotele all'odierno dibattito sulla filosofia pratica. Mi pare quindi che ci sia ampia materia di discussione, invito a prendere la parola coloro che avessero questioni da proporre al professor Veggetti, richieste di chiarimento, nonché contributi sulle tesi che sono state, sui temi che sono stati esaminati. Sì, professore, un minuto solo, in modo che defluisce un po' di... Il titolo del libro, cioè la traduzione di McIntyre, After Virtue, non è ancora tradotto in italiano, spero che lo sarà, ma non è ancora tradotto. After Virtue, dopo la virtù. Prego, professore. Con questo tempo non c'è da aspettarsi altro. Io sono rimasto molto contento soggettivamente di tutte queste cicli di conferenze del professor Veggetti, ma in particolare questa sera della valutazione che ha dato della ermeneutica gadameriana nella sua valutazione della ripresa dell'aristotelismo, perché mi ha chiarito e esplicitato delle idee che sospettavo ma che non sarei mai riuscito a formulare con tanta chiarezza e con tanta precisione. Ho comunque una riserva che pregherei il professore di travolgermi, e cioè... Condivido in pieno che l'interpretazione di Gadamer, no, è nei termini sostanzialmente in cui lei l'ha detto, cioè Aristotele è fortemente legato a Hegel, anche se un Hegel privato della sua dimensione dialettica. Ma questo è Gadamer o questa è l'ermeneutica? Questa è l'interpretazione che dà Gadamer in quanto maestro, insigne, capostipite della ermeneutica, ma pur sempre anche lui, insomma, legato alla... storicità della sua persona, oppure l'orizzonte ermeneutico in quanto tale, come capacità interpretativa di Aristotele. Perché proprio leggendo, mi è capitato in questi giorni, Aristotele e la razionalità della prassi di Coltella,
mi è capitato di rivisitare, per esempio, un saggio di Iltig, Hegel, Auseinandersetzung mit der Aristotelischen Politik, che è del 64, e quindi molto vicino al periodo in cui Gadamer scrive Verità e Metodo, saggio nel quale proprio questa carenza che il professor Vegetti ha sottolineato viene ampiamente superata. Proprio qui sì, direi, si pone esplicitamente l'accento sulla dialetticità intesa come dialogo. Chiaro che la dialetticità ermeneutica non è la dialetticità di tipo hegeliano, cioè del aufhebung, del superamento, no? Ma è proprio la dialetticità come dialegestai, il dialogare. Si pone proprio la dimensione centrale della interpretazione ermeneutica dell'etica di Aristotele sulla base della dialetticità. Quindi allora io vorrei chiedere, questa è una carenza, tra virgolette, di Gadamer o dell'ermeneutica in quanto tale? In questo senso vorrei anche richiamare, se mi consente, la posizione di Buber. Io non conosco il libro, io ho letto il libro intitolato Der Handel del 1928, non conosco la traduzione italiana che, se non erro, è stata fatta dal Mulino nel 1958. Non la conosco, quindi non so se ci siano delle aggiunte, non so se ci siano. Conosco l'edizione del 1928 Der Handel. Ma in quell'edizione si insiste sullo Zwischen, no? La dialetticità come Zwischen, come tra, che instaura un ponte tra l'io, no? L'io e il tu e l'io e l'es. E si dice lo Zwischen, questa dimensione dell'intermedio, diventa una condizione, no? Di possibilità, un orizzonte di precomprensione rispetto a qualsiasi ordine, no? Di valori dati. E qui si vuol far riferimento all'etica di Aristotele. Ecco, io credo che se questa è la dialetticità non gadameriana, ma pur sempre ermeneutica, allora forse, no, forse la riserva che lei ha fatto e che nei termini che lei ha fatto per Gadamer io condivido, forse potrebbe anche essere rivista. Per cui le chiedo... lei circoscrive questo giudizio a Gadamer o alla ermeneutica? Sì, naturalmente è un problema difficile che ha direttamente a che fare con i concetti chiave dell'ermeneutica, cioè quello di tradizione, di Wirkung o di efficacia della tradizione, e con quello di circolo ermeneutico. Circolo ermeneutico che consiste nella fondazione della possibilità di comprensione dell'interpretato da parte dell'interpretante, perché esiste una precondizione di omogeneità dell'interpretante alla tradizione di cui l'interpretato fa parte, quindi un'omogeneità di parlanti nel campo della tradizione. Questo è un problema che si può porre a due livelli. Beh, da un lato c'è l'interpretazione ermeneutica dell'aristotelismo come di una situazione ermeneutica, cioè in altri termini lo scambio intorno ai mezzi e ai valori che i cittadini del mondo aristotelico compiono tra di loro, le doxai, in riferimento appunto all'universo delle opinioni condivise, è concepito come una situazione ermeneutica, la quale viene proposta come modello anche per l'interazione sociale attuale. Questo presuppone, come dicevo, immaginare cittadini omogenei in condizione di confrontarsi su questo. E questo appartiene, diciamo, a quell'universo. Per quanto riguarda il nostro rapporto, il rapporto ermeneutico con quell'universo, cioè quello che ha a che fare, diciamo, con l'atteggiamento storico, e qui ci sono delle riserve abbastanza importanti che cambiano ha per esempio formulato in un articolo intitolato Il classicismo animistico di Gadamer e pubblicato su Belfagor. Le riserve possono essere di questo tipo. Perché la precomprensione necessaria al lavoro ermeneutico esista, occorre che
sull'interprete ermeneuta agisca l'efficacia della traduzione. Ma occorre che questa traduzione parli in certo modo una voce, perché una traduzione conflittuale con una pluralità di voci determinerebbe una conflittualità tale da rendere rischiosa, problematica e quindi soggettiva l'interpretazione ermeneutica, che invece attraverso la precomprensione fondata sull'appartenenza alla tradizione vuole evitare. Questo non ha in se stesso, non pone in se stesso dei problemi teorici gravissimi, ma pone invece dei problemi gravi in termini di operazione storiografica, perché la riduzione ad uno della tradizione comporta di rendere la tradizione non conflittuale. Questo rendere la tradizione non conflittuale comporta innanzitutto delle selezioni violente e pesanti. Per esempio, nel campo del pensiero antico, gli atomisti, i materialisti in generale, gli scettici, i cinici, in larga parte gli stoici, non appartengono alla tradizione, sono scarti, questo lo dice in modo esplicito Gadamer, sono scarti, relitti, sono oggetti che appartengono all'antico, ma che siccome non hanno più una Wirkung, cioè non hanno più una efficacia, non fanno parte propriamente parlante della tradizione. Quindi una selezione importante dell'antico, del materiale tramandato, in base al criterio della Wirkung, che permette di rendere già prima facie più omogenea la tradizione. Ma poi c'è all'interno, pur di ciò che viene ridotto in questo modo alla omogeneità, una serie di ulteriori mosse, come quella di cui ho soltanto fatto un esempio, ma che andrebbe discussa più a fondo, e cioè il ridurre a compatibilità Platone con Aristotele. Perché non è ammissibile che una tradizione, fin nei suoi illustri principi e fondamenti, si presenti come alternativa o conflittuale. E Gadamer dice che la filosofia, in quanto tale, è hegelianamente lavoro del concetto, che dunque la filosofia in quanto tale non può non essere aristotelica. E bisogna anche intendere che dunque, se Platone è filosofo, nella misura in cui Platone è filosofo e appartiene alla tradizione della filosofia, deve essere concettualizzato, ciò che precisamente avrebbe fatto Aristotele a suo vantaggio o a suo danno, a seconda dei punti di vista. La tradizione è dunque, per un certo aspetto, selezionata e per un certo altro aspetto pacificata, unificata. Le selezioni, finché sono a danno dei malcapitati cinici o epicurei, potrebbero anche lasciarci abbastanza tranquilli. Ma quello che più mi colpisce è lo scarso spazio che nella tradizione stessa Gadamer assegna a Kant, il quale non può essere considerato come preconcettuale, metaforico, allegorico. Chiunque abbia dimestichezza con la ragione pura certamente non può fare questa taccia. Eppure Kant è il grande assente, o quasi, dell'orizzonte ermeneutico costituito in questo modo. E allora il rapporto con la tradizione diventa un rapporto fortemente orientato, fortemente selezionato. Allora noi siamo preformati dalla tradizione, perché anche ci siamo scelta la nostra tradizione, ciò che è perfettamente legittimo fare, ma che riapre una conflittualità di atteggiamenti che l'autofondazione ermeneutica tenderebbe a esorcizzare o evitare. Sono punti, Zanatta, che io metto in modo molto problematico e che non sono certo, non rappresentano certo, come dire, un sistematico trattato anti-ermeneutico, ma sono certamente punti che, nella misura in cui l'ermeneutica è anche storia della filosofia, ed essa lo è inevitabilmente perché agisce in un orizzonte hegeliano di cui ermeneutica, tradizione e storia della filosofia stanno proprio molto vicini, nella misura in cui è storia della filosofia questi dubbi nascono necessariamente, e quindi forse non tanto soltanto per quanto riguarda Gadamer, ma per quanto riguarda l'atteggiamento ermeneutico in generale, questa preoccupazione secondo me
esiste. Il dialogo con l'autore, il circolo ermeneutico, è certamente legittimo e spesso, secondo me, ha il merito di condurre a un'interrogazione meno pregiudicata da vizi storicistici o antiquari, come spesso invece accade nell'ambito della storiografia filosofica tradizionale. Questo, secondo me, è un grande merito. Il confrontarsi con Platone è un grande merito. Ma di lì poi alla costruzione forzosa di una tradizione, il passo, secondo me, è un po' rischioso. Grazie. Intervengo un po' su quest'ultima affermazione di Vegetti, in risposta sui problemi dell'ermeneutica. È stato suggerito un po' ad intervenire dal fatto del riferimento un po' a Kant. È vero che nella posizione ermeneutica gadameriana Kant è messo alquanto in sordina, perlomeno non ha, ecco, una posizione di rilevanza, e si spiega alla luce di tutta l'impostazione dell'ermeneutica. Però c'è da dire anche un altro profilo: la distinzione che c'è tra ermeneutica intesa come ermeneutica generale, intesa come ermeneutica filosofica, che è presentissima in Gadamer, e Gadamer è oggi certamente il massimo esponente, da quello che invece è la ermeneutica speciale, di cui Gadamer direttamente non si occupa, ma che in una certa misura tiene presente, delegandola, diciamo, a chi si può occupare di questi settori. E qui ritorna un po' la funzione di Kant. In che senso? Nel senso che forse già la parola ermeneutica ci mette in luce, perché ermeneutica noi la traduciamo in genere come interpretazione, ma è molto riduttivo. In fondo in greco, per esempio, ermeneuein ha anche un altro significato, no? Ha un significato, se non mi sbaglio, di esprimere, non ha il significato solo di interpretare. È un esprimere attraverso, no, il ricavare o l'interpretare esprimendo. Ah, in Aristotele, mi pare, non so, correggimi se sbaglio, ha anche un significato di questo tipo. Ora, immaginando questo significato applicato, per esempio, alle ermeneutiche speciali, cosa vogliono dire? Ermeneutica letteraria, non so, ermeneutica giuridica, ermeneutica estesa, insomma, in altri settori o non generale, si recupera la funzione kantiana. Si recupera perché la definizione circoscritta di un linguaggio relativamente specialistico, innestato su un asse che è quello della tradizione, diciamo, che accumula il discorso ermeneutico e crea i circoli, ha bisogno necessariamente di sistemi categoriali. Cioè, per esempio, non so, alcune categorie specifiche che consentono di individuare il linguaggio giuridico. Per esempio, per nominare un grosso personaggio come Betti, ha introdotto un criterio di questo genere. Ermeneutiche speciali per, ad esempio, interpretare il linguaggio musicale. Perché c'è la riconoscibilità, per esempio, della musica in quanto tale, che non ci sarebbe altrimenti se la immaginiamo alla luce esclusivamente dell'ermeneutica generale o filosofica. Quindi mi pare, cioè, che in questo senso un recupero di Kant è ammissibile all'interno di una posizione, no, come quella di Gadamer. E vabbè, già che ho preso così la parola su questo punto, che è un po' marginale rispetto, credo, tutto il discorso impostato da Vegetti, che è stato molto, direi, illuminante e chiarificatore da par suo, studioso di Aristotele da molti anni, riprendo magari con un punto. Tu hai concluso dicendo, in pratica, ripescando un po' Platone, perché con la tua, questo brillante tuo finale, no, che si richiama a quella definizione di McIntyre, che ricorda il convento di San Benedetto, in fondo è la dimensione platonica, non è quella aristotelica, no? Quella del monastero. Ora, questa componente, ecco, è una componente che io ho sentito, in fondo, tu l'hai tenuto un po' in disparte lungo il discorso, perché il problema era perché Aristotele e non Kant nella ripresa di una dimensione di una filosofia pratica.
E poi si è aggiunto: perché Aristotele non Platone alla fine? A me è parso che anche dalle tue conclusioni si possa vedere che non si può troppo parlare solo di Aristotele senza Platone, e lo dimostra anche di Aristotele senza Platone, nel senso che la stessa dimensione della ripresa della filosofia pratica si affianca ad una tradizione abbastanza robusta, di cui Gadamer è un esponente, ma possiamo ricordare anche Erich Fögelin, per esempio, in cui è Platone il punto di riferimento principale, non Aristotele. Certo, tutti quelli del Rehabilitierung pensano più ad Aristotele. Tu, mi pare, giustamente hai messo Hannah Arendt un po' in disparte perché attiva Kant, in effetti, no? Non so se sia questo il motivo, ma riprende più la cultura romana in una certa misura e la cultura, anche il metodo kantiano. Quindi lasciamola pure da parte perché giustamente non rientrerebbe nel discorso. Però la presenza, la compresenza di Aristotele e Platone mi sembra abbastanza esplicativa anche sulla base dell'ultimo esempio che hai portato, che ha concluso la tua conferenza. Ci sono due esigenze, cioè da una parte c'è la ricostruzione di una dimensione di eticità che deve essere strettamente compromessa con la società, con le sue dinamiche, col mondo fenomenico, e qui effettivamente è la dimensione aristotelica che dà il maggiore apporto. Ma c'è un'altra esigenza, che non a caso tu hai definito anche aperta e critica, quella in cui si costruisce anche il momento intellettuale in qualche modo più disgiunto dalla dimensione direttamente sociale. Però disgiunto fino a un certo punto, che è la posizione tipica di Platone, l'Accademia, no? Che l'Accademia è costruita, questo è un punto importante, nella città, ma non si confonde con la città, non è fuori dalla città, non è Diogene che vive nella botte, in fondo, che sta al di fuori della città, e non è nemmeno però un'istituzione cittadina, ma svolge una funzione in cui il lavoro, diciamo, critico, di ripensamento, di costruzione di linguaggi logici, mi richiamo un po' al Logos, svolge una funzione che poi viene ripresa da altro livello e di cui la dimensione aristotelica storicamente ha tenuto presente e che anche in prosieguo di tempo si è manifestato. I periodi d'oro d'Aristotele sono stati fiancheggiati da periodi platonici, perché anche nel Medioevo Aristotele era in fondo un testo presentissimo nella cultura istituzionale, la scolastica, ma la cultura, per esempio, di tipo monastico, attraverso interpretazioni, non so, pseudo Dionigio, eccetera, manteneva una dimensione, certo, non a caso anche platonica. Quindi si completano i due esempi. Ecco, non continuo ulteriormente perché c'è molto materiale, grazie. Il mio amico Giulio Chiodi mette, mi pare, la sua dottrina al servizio di una concezione molto irenistica. Cioè, irenistica è conciliatrice, c'è Hegel sì, ma in fondo c'è anche Kant, c'è Aristotele sì, ma perché non anche Platone? Io preferisco vedere, se permetti, le opposizioni. Tu mi dici: nell'orizzonte ermeneutico a dominanza hegeliana c'è spazio tuttavia anche per Kant e nelle ermeneutiche speciali. È un po' pochino. Per l'autore della ragion pura, della ragion pratica, per la teoria del trascendentale e degli imperativi, questo essere esiliato dall'ermeneutica della musica o del diritto mi sembra un posto. Mi viene in mente la costruzione. Ma Kant non è soltanto questo, è anche la condizione trascendentale della possibilità di questo, ma non è poi soltanto questo. Mi viene in mente la costruzione del neoplatonismo, in cui si assegnavano a Platone i misteri maggiori e ad Aristotele i misteri secondi, cioè da una parte la teologia, dall'altra parte le logiche e queste cose più banali. E anche il completamento, ma io non vedo una compatibilità nella ripresa della filosofia pratica fra Aristotele e Platone. Di fatto ci sono aristotelici e il platonico, che è Fögelin, è però un platonico fortemente tacciato di appartenere all'orizzonte totalitario, cioè a quelle riprese totalitarie del platonismo che vengono proprio rifiutate in questo contesto liberal-democratico cui mi riferivo. È il Platone della organicità, della compattezza, del prevalere della comunità sull'individuo, no? È questo Platone che viene valutato da Fögelin, e quindi è appunto un Platone totalitario che proprio per questo non è apprezzato dai neo-aristotelici
nel loro atteggiamento liberal-democratico. E tu non mi puoi dire che anche in altre epoche sono convissuti, ma certamente sono convissuti anche nel IV secolo, sai, per quello. Ma il fatto che Aristotele nel Medioevo appartenga alla cultura scolastica, cioè alla cultura integrata alla vita urbana, tutto sommato, mentre invece Platone sia legato alla cultura monastica, che è precisamente il rifiuto dell'altra, che è il rifiuto del mondo, che è il rifiuto del coinvolgimento con le dinamiche della vita sociale, corporea, eccetera, ripropone in un certo senso non una, è una compresenza cronologica che però a me pare piuttosto un'alternativa culturale, un'alternativa di visione del mondo. Non, e certamente sono possibili moltissime operazioni per le quali Aristotele è compatibile con Platone, i neoplatonici le hanno fatte largamente. Mi pareva tuttavia significativo che il neoaristotelismo e che la filosofia pratica contemporanea sia appunto prevalentemente hegeliana e aristotelica, piuttosto che kantiana e platonica, prevalentemente, non esclusivamente. Questo a me pareva il punto, certamente poi invece ci sono dei momenti di intersezione e sovrapposizione, come tu dicevi giustamente. Mi chiamo Giorgini. Io sono contento che il discorso del professor Veggetti sia giunto ad abbracciare anche autori del cosiddetto neoaristotelismo anglosassone, che mi consente di poter contare sulla appunto sua competenza e sulla pazienza del pubblico per esternare alcune perplessità che io ho sempre avuto, devo ammettere, leggendo alcuni di questi autori. Cercherò di essere molto breve, mi limiterò soltanto a due autori che mi sembrano sintomatici, poi per delineare poi il quadro generale, tutta la posizione dei cosiddetti neoaristotelici anglosassoni. La domanda, per essere estremamente sintetico, che volevo fare al professor Veggetti è questa, e cioè se è veramente convinto che autori come Leo Strauss o Alasdair MacIntyre possano essere considerati dei neoaristotelici. E mi spiego. Leo Strauss, ecco, io sono incline a pensare che Leo Strauss intendesse utilizzare la filosofia greca e soprattutto la filosofia pratica greca come un antidoto, un correttivo ai pericoli del totalitarismo o ai pericoli teorici del positivismo o della filosofia, della valutatività di stampo weberiano, e quindi che egli tendesse a recuperare, la grecità in generale, non un autore in particolare. E in ogni caso, se proprio si vuole legare più a un autore, io ho il fondato sospetto che in fondo, come del resto i suoi stessi acerrimi avversari, quali Miles Burnett, da Veggetti citato, ho il fondato sospetto che Leo Strauss sia più un platonico che un aristotelico. So che è un'affermazione che dovrebbe essere convalidata con delle prove più decise. Il fatto che Leo Strauss abbia dedicato 20 saggi a Platone, allo studio del platonismo, all'indagine Socrate-Platone-Aristofane, al rapporto con Senofonte, eccetera, e un solo saggio ad Aristotele non è di per sé significativo. E del resto, Veggetti lo sa bene, Strauss avrebbe rifiutato un metodo tassonomico di questo genere, avrebbe preferito un'ermeneutica più scaltrita e sottile. Il fatto che l'ultima opera di Strauss, il cui titolo è stato da lui scelto, Studies in Platonic Political Philosophy, no? Abbia un titolo così strano, dico strano perché il titolo è appunto Studies in Platonic Political Philosophy, in realtà è una raccolta di 15 saggi, solo 4 dei quali riguardano Platone, gli altri riguardano Husserl o altre, Nietzsche, Rousseau, eccetera. È mia opinione che Veggetti non penso non potrà obiettare che mi soffermi su queste finestre, conoscendo bene quanto Strauss fosse attento a queste finestre, no? Il fatto che Platonic, a mio parere, qui vuol dire studi nella maniera di Platone, non vuol dire studi di filosofia politica platonica. Ecco, e in ogni caso, guardando i lavori di Strauss, mi pare, Strauss è abbastanza critico verso Aristotele, pensa che Aristotele abbia degradato in un certo senso la filosofia politica, considerando una scienza a livello di tutte le altre scienze. Strauss apprezza in Platone il fatto che i discorsi sulla giustizia sono fatti tra poche persone, amiche, e non come fa Aristotele in forma trattatistica aperta a tutti, ma questa è
una mia impressione. McIntyre. Io sono d'accordissimo con Vegetti, è un libro affascinante quello di McIntyre. Però, è vero, mi pare il capitolo 9 si intitola Aristotele o Nietzsche, no? C'è questa contrapposizione netta tra la posizione aristotelica e quella nietzschiana, perché, per essere molto rapido, per McIntyre la nostra società moderna non ha degli standard in base ai quali poter giudicare le pretese relative di argomentazioni morali contrapposte, e quindi esistono solo due possibilità: o si segue Nietzsche sulla strada che poi porta l'Übermensch, oppure si ritorna alla tradizione aristotelica. Però questo va tutto bene finché non si arriva al capitolo finale, giustamente ricordato da Vegetti, che appunto si intitola Trotsky o San Benedetto. A me pare che alla fine la posizione di McIntyre non sia assolutamente aristotelica, in questo senso che Aristotele sottolinea continuamente che la ricerca ossessiva di unità, no, porta a snaturare la polis e a renderla più simile a una famiglia, mentre McIntyre insiste continuamente che è necessaria una unanimità morale nella società moderna. Del resto, la proposta stessa di uscire dalla società per creare forme di comunità locali fondate su principi etici condivisi mi pare molto più simile a una proposta benedettina, una condanna del seculum senescens o a ideale dell'azebiosis di tipo epicureo che a una proposta di tipo aristotelico. Ecco, la mia perplessità è quindi questa: questi autori forse partono da posizioni greco-aristoteliche, ma gli esiti finali sono molto lontani, a mio parere, da Aristotele. Grazie. Ah, due parole velocissime. Sono perfettamente d'accordo che McIntyre, contrariamente a quello che lui stesso in un certo senso crede di essere, non è affatto un aristotelico. Tant'è vero che l'ho citato a conclusione del mio discorso e abbastanza in opposizione all'aristotelismo, richiamandomi invece appunto a Trotsky e a questa nostra situazione neo-benedettina come a una prospettiva positiva. Quindi perfettamente d'accordo, McIntyre passa attraverso Aristotele ma non è certamente un neo-aristotelico, nel senso che non condivide lo stile di pensiero dell'aristotelismo. E per quanto riguarda Strauss è tutto vero quello che tu dici. Io mantengo l'impressione che Strauss sia più neo-aristotelico di quanto lui stesso creda in questo caso, e cioè che Strauss abbia della polis antica che egli usa, e questo è comune un po' di tutti i neo-aristotelismi, in polemica col moderno, perché tutte queste tendenze sono tendenze di rifiuto o di critica al moderno, di questo modello di polis antica che egli usa in contrapposizione e in polemica col moderno, abbia un'immagine che è fortemente segnata dalla politica e dall'etica aristotelica. Quindi ho l'impressione che Strauss, nonostante che probabilmente si definirebbe, come dici giustamente, piuttosto un platonico, abbia in realtà preso più o meno consapevolmente molti elementi da quella politica aristotelica che lui stesso definisce come la common sense view of political things, come la veduta di senso comune, ma in senso positivo naturalmente, delle cose politiche. Quindi che in fondo Aristotele ci sia una saggezza primaria sulla politica e un'immagine primaria sulla polis. Comunque accetto interamente le tue precisazioni che sfumano il quadro che su Strauss io avevo accennato. Anche certamente anche nel futuro il professor Vegetti darà al mantenimento di quest'isola di resistenza che è Palazzo Serra. Grazie a mia volta ai gentili ospiti, all'avvocato Marotta, agli amici dell'istituto, questo luogo benedettino di cui ho parlato, e grazie anche di cuore ai partecipanti a questo corso per le stimolanti e importanti osservazioni che hanno fatto e che in molti punti mi aiuteranno a correggere e a mettere a punto le mie idee.
Grazie.